è una questione di come metti le mani sulle cose vere, non sulle chiacchiere. E quindi vi prego di riflettere con grande attenzione su questa cosa dei bacini. Io conosco, faccio anch'io come stakeholder azione di lobby, so perché ci sono quei documenti, quelle ipotesi. Abbiamo già fatto a testate con D'Angelis su questa cosa, quando c'era D'Angelis. Vi prego, non ci portate a una riforma che lascia le cose come stanno, anzi rischia persino di peggiorarle. O c'è un passaggio culturale di trasformazione da questa miriade di prebende a 3.000 persone, a 3.000 aziende, a 3.000 sistemi che si incrostano per colpa del sindacato e della politica negli enti locali, altrimenti stiamo facendo solo accademia. Grazie a Giovanni Luciano. Adesso diamo la parola a Michele Meta per poi concludere il nostro incontro con l'intervento conclusivo del ministro Nencini. No, io voglio aggiungere poco. Mi pare che, anche per evitare di tenere in ostaggio i partecipanti a questa interessante iniziativa, che possiamo essere rapidi. Non si tratta di trarre delle conclusioni, ma siccome la riforma è un cantiere aperto, lo dico anche agli amici e ai compagni del sindacato, dei tempi dati, che non devono essere tempi lunghi, procediamo anche, io non ho paura di riusare questo termine, concertando quello che si può concertare. Governo, Parlamento, per definizione sono luoghi aperti al confronto. Tra l'altro, le ipotesi che abbiamo messo in campo, almeno dal versante della Camera, del Parlamento, del Senato, sono la risultante di un'indagine conoscitiva in cui abbiamo ascoltato, incontrato decine e decine di soggetti. Non vogliamo improvvisare alcunché, però su questo tema, quando si dice fallimento delle regioni, su questo versante non è dappertutto così e non è proprio così, ne dobbiamo tenere conto. Ora si sta discutendo del titolo quinto, le competenze dello Stato, le materie concorrenti, le materie che a suo tempo furono decentrate alle autonomie locali, alle regioni. Andiamoci, diciamo, con delicatezza, perché mentre sono convinto che l'energia, gli aeroporti, una serie di cose hanno prodotto, al nord ogni 50 chilometri durante l'impero della Lega nasceva un aeroporto, altrove abbiamo avuto altre deformazioni. Su questo tema del trasporto pubblico locale, insomma, la riforma addirittura ancora prima di quella famigerata articolo 1 lì, che è stata fonte di mille autocritiche anche a sinistra. La questione è semplicissima: trasporti, diritto universale, diritto di rango costituzionale, come di fatto in tanti paesi d'Europa, si definisce quel livello di servizio, tu lo devi garantire. Se non sei in grado, e questa è la logica anche dei costi standard, ti levi da parte e lo fa qualcun altro al posto tuo. Ti commissario, così come è avvenuto, perché questo è nella sanità. Noi abbiamo avuto il caso del Lazio, non voglio fare propaganda, è facile qui. Il centrodestra, alla prova del governo, ha amplificato una voragine che noi cittadini di Roma e del Lazio pagheremo da qui al 2032. Qualcosa è successo, è arrivato il governo e ha detto: mo vi fermate, dovete garantire quel livello dei servizi e pagate i debiti. È successo in Calabria, nell'ingovernabile Calabria, quella di Scopelliti, che sappiamo che fine ha fatto. Anche lì la sanità, si diceva, una siringa a Milano costa 100, lì costa 300. Si è sistemato anche lì. Noi dobbiamo applicare semplicemente la stessa logica nei trasporti. Io, Stato, per rimanere in Europa,
perché devo corrispondere ad un, devo dare un diritto, offro questo, poi tu questo me lo devi dare comunque, se vuoi metterci di più te lo paghi tu. Io non voglio aprire qui la riflessione. Adesso tu dicevi le ferrovie e le poste sono ricche, è vero, non mi sfidare, tu vedi che, e hai visto anche il governo, ancora non abbiamo messo la questione del ferro nel provvedimento, ma non lo escludiamo, eh? Non lo escludiamo mica, perché insomma, non mi voglio far scavalcare a sinistra dai nuovi vertici delle ferrovie che dicono la separazione tra rete e gestione adesso no, però i servizi li liberalizziamo. Allora liberalizziamoli veramente, vi sfido anche a voi del sindacato, non io, nel senso vi sfido in modo sano. Io non sono innamorato della proposta di Era di Bresso e poi della Chiamparino, che non sta discutendo, si fanno 35.000, 350.000, quanti bacini sono per arrivare a 50 milioni di persone, 60 milioni, o la proposta tua delle regioni. Quello ti dice un'altra cosa, integriamo ferro e gomma e facciamo l'area vasta, gli spicchi, il bacino regionale. Anche qui insomma non ci sono semplificazioni da fare, perché se ci vogliamo sfidare e se vogliamo anche dire all'Europa vi fermate, perché forse una parte degli utili dell'alta velocità che ha pagato il pubblico, vi ricordate la stagione dei general contractor e quanto abbiamo pagato la Roma-Milano, la Roma-Napoli e le altre cose, allora una parte di quegli utili come risarcimento vanno al trasporto pubblico locale. Ci state voi a fare questo ragionamento? L'Europa ti dice di no, e vado lì all'Europa e gli dico quello che gli ho detto l'altra volta, e da questo punto di vista ci torna non utile Renzo, ci torna strategico Renzi. In Europa si è votata in asse noi e i tedeschi una norma che diceva no alla separazione, perché le ferrovie tedesche e quelle italiane la separazione non ce la c'hanno ragione, e abbiamo come dire ribaltato un'impostazione, e anche su questo si può fare, eh? Che il trasporto privato paga quello pubblico, il trasporto quello danaroso paga quell'altro, paga quello dei poveretti. Ma fermiamoci, non ci allarghiamo, perché ripeto, non abbiamo i piedi per terra, dobbiamo fare una riforma che rimetta al centro gli utenti e i cittadini, perché poi sulle analisi di costo ce ne stiamo occupando purtroppo da qualche anno fino all'analisi, se andiamo a prendere un bilancio e vediamo quanto incidono i vari costi, poi alla fine dovremmo fare una riflessione su quanto va il servizio in quanto tale, quanto aumenta l'offerta, quanto incidono le altre variabili e così via, e scopriremo, se non ci mettiamo le mani, che l'Italia non solo ha 20.000, 25.000 autobus su un parco di 51.000 dedicati ai trasporti pubblici fuori legge, che siamo quasi fuori legge, ma l'Italia anche per quanto concerne la produzione di materiale rotabile, quello su ferro, grande paese esportatore, una grande cultura industriale, rischia di diventare come dire l'elemento di coda di una filiera. Giorni fa incontravo le aziende pubbliche che producono materiale ferroviario, sono venute con la commissione presieduta da Epifani, abbiamo fatto un incontro e sono, tu lo sai Ministro, i tuoi concittadini, i tuoi dirigenti, quelli di Ansaldo Breda e di Pistoia, che ci dicevano ma noi prendiamo come se all'estero e qui non si riesce a fare un treno. L'Italia negli ultimi 25 anni ha esportato 500 pendolini, delle 30 metropolitane e automatiche che sono in giro per il mondo, 15 le hanno costruite gli italiani. Allora questa è la rivoluzione che noi dobbiamo fare. Quando si dice politiche industriali del settore, si devono in modo consapevole non difendere astrattamente alcune tradizioni, ma difendere questo insieme a un know-how che se non lo tratteniamo qui nel giro di 5-6 anni e non di una generazione, lo disperdiamo tutto all'estero, perché se ne vanno quei nostri bravi formati nelle università che hanno una tradizione, che vanno a fare gli stage nell'industria.
Noi non abbiamo più una fabbrica che produce un autobus, a parte la Breda Medavini, vicenda Iribus, e prima ancora Marchionne. Marchionne non li ha chiusi gli stabilimenti che producono, li ha portati in Serbia, li ha portati in Francia, a Parigi, dove il costo del lavoro non è inferiore. Significa che i governi precedenti su questo non hanno tutelato il settore. Quando si dice polo dei trasporti, politiche industriali, si dice quello che noi faticosamente stiamo tentando di mettere in piedi. E guardate che ci si può fare, avete visto la vicenda Fincantieri? Qualche anno fa si rischiava. Avete visto come si crea, avete visto alcuni. Allora, io da questo punto di vista sono ottimista, ma dobbiamo scommettere, e scommettere nella nuova fase con il nuovo coraggio che chi governa adesso ha dimostrato avere sul campo. Tornando qui e tornando sulle vicende, noi la legge la faremo entro l'anno, che il governo ce l'ha, noi abbiamo quel testo, si tratta di unificarlo. Elementi molto semplici: lo Stato vuole garantire questo. Certo, a difendere i trasporti non c'è il Veronesi sulla sanità o lo scienziato di turno, il grande accademico. Dobbiamo come dire, questo elemento farlo crescere, far capire che questa è una battaglia di civiltà oltre ad essere una riforma strutturale. Bisogna, da questo punto di vista, fare alleanze, scrivere un patto. Non bisogna avere paura oggi del fatto che si dice un privato efficiente vale 1000 volte di un pubblico che fa acqua, o un pubblico che dimostra con in tanti punti di saper stare sul mercato non è il ritorno alla programmazione sovietica, non è la discussione degli anni 60, sanità privata, sanità pubblica o scuola pubblica, scuola privata. Qui dobbiamo fare un salto molto laico e non avere paura e inserire in questa vicenda, perché forse, Ministro, questa può essere l'occasione, anche la riflessione su ferrovie, sulle ferrovie regionali. Noi abbiamo una cosa che non ce l'ha nessuno in Europa, una infrastruttura lunga 16.000 chilometri, e ci sono alcune migliaia di questi chilometri che ancora li consideriamo rami secchi, chiusi, che non si devono aprire. E non sto parlando delle ferrovie storiche, quelle romantiche, quelle chiuse, perché sto parlando di ferrovie che solcano le aree metropolitane. E non è vero che se c'è il treno affidabile nei trasporti metropolitani urbani la gente non li prende, perché l'esperienza fatta a Roma lo dimostra. Andate a vedere quanto carica la FM2, FM3 e le altre cose, e andate a vedere che prezzo ancora paghiamo, caro Ministro, perché qui a Roma è successo qualche anno fa, quando c'è un incidente si bloccano le comunicazioni nord-sud, è successo a Capannelle. E su due binari giù, e due, cioè una coppia di quattro binari, c'è 5 relazioni: Napoli, Formia, via Napoli, la Cassino, e 3 che vanno ai Castelli e quella per Nettuno. Non si riesce a quadruplicare, e qui ha ragione Renzi, ha ragione Renzi sulla sovrintendenza, perché le sovrintendenze, ma che cosa vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Lì non si buttano giù gli acquedotti, non si scassano i tracciati, lì si tratta di concepire, come hanno fatto i francesi decenni fa, facendo le infrastrutture coraggiosamente e difendendo nel contempo anche i beni culturali. Allora, la legge, torno lì, semplicemente le regioni, se non sei in grado di corrispondere, ti sostituisco e poi ti penalizzo, ma quel servizio glielo do. Costi standard che devono poter significare quello, le gare, e poi con coraggio rimettere al centro l'utente. La legge è semplice, guardate, non stiamo facendo rivoluzione di chissà quale natura, e poi speriamo, perché diversamente non c'è futuro, di inaugurare un ciclo in cui noi possiamo trasferire milioni di persone dall'auto privata al trasporto collettivo. Questo noi dobbiamo tentare di fare, perché nell'economia italiana noi non la reggiamo più. Un costo unitario per autovettura, un'auto costa 5.000 euro, 5.000 euro nel bilancio complessivo di ogni famiglia, di ogni cittadino italiano automobilista.
Allora, noi gradualmente, senza, come dire, fare campagne demagogiche, ma tentare di far capire che le risorse